per allora, questi casi. della delegazione della Commissione, insomma, degli affari esteri, della Commissione interparlamentare che partirà per l'India, fanno parte tutti i partiti, o quasi tutti, con qualche... No, tutti. Bene, tutti i partiti, tra cui anche il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo intervistato l'onorevole Daniele Del Grosso ed ecco quello che ci ha detto. Onorevole Del Grosso, domenica pomeriggio partirà una delegazione per New Delhi. Lei cosa confida in questa missione? Innanzitutto questa missione è stata richiesta dal Movimento 5 Stelle, ormai lo sanno tutti. Siamo stati noi a dichiarare in prima persona di voler andare a New Delhi e dopodiché i vari gruppi parlamentari ci hanno seguito e hanno organizzato una missione parlamentare di tutte e due le Camere. Quello che noi vogliamo ottenere innanzitutto è un'indagine conoscitiva, quindi riuscire a capire meglio come stanno le cose. L'iniziativa era doverosa, è una delle missioni più sensibili e più importanti di questa legislatura e non solo. Ora ci recheremo lì, cercheremo di chiarire la situazione e di vedere che cosa si può fare al meglio per riportare questi due ragazzi a casa. Il capo di imputazione ancora non lo sa nessuno. Nessuno conosce l'esame dell'autopsia, non ci sono esami balistici. Voi pensate di riuscire ad avere tutto questo? Noi cercheremo di capire come sono i rapporti istituzionali tra il governo indiano, tra le istituzioni indiane e quelle italiane. C'è stata un'ombra pazzesca su questa vicenda. Non è stato informato nessuno, non siamo stati informati noi, il governo Letta, il governo Monti ancora prima purtroppo ci ha preso in giro, non ha preso in giro soltanto gli italiani ma anche questo Parlamento. Adesso è ora che questo Parlamento si rechi a New Delhi e cerca di capire da solo che cosa sta accadendo. Ecco, lei non ha nulla da dire su queste critiche mosse dal Movimento 5 Stelle? Guardi, lo ha detto la dottoressa Latella e prima Miloslavo ha fatto delle considerazioni che io complessivamente condivido. Che le cose non siano andate come dovevano andare non è un'ipotesi, è sicuro. Perché ad esempio il rientro, no, ma parliamo anche di prima, il rientro dalle acque internazionali nel porto da parte della nostra nave è stato un errore enorme. Però io ho detto anche in sede parlamentare questo dopo l'audizione di Mistura e lo voglio dire a tutti i miei colleghi. Questo è il momento di fare squadra, perché qualsiasi cosa che aprisse il capitolo delle nostre responsabilità sul passato ha un effetto concreto di indebolire la posizione dei due militari. Quando questi ragazzi torneranno sul suolo nazionale, si dovrà aprire il capitolo delle responsabilità, perché è chiaro che qualcuno dovrà rispondere di ciò che ha fatto. Senatore, ma perché perché ci abbiamo messo due anni per questo? Per arrivare a questa conclusione lodevole di arrivare tutti insieme, no, a arrivare a una posizione unica, perché l'altro giorno, non due anni fa, alcuni commentando l'invio della delegazione parlamentare hanno detto fanno turismo parlamentare. Questo è un paese libero. Dove se non vai sei insensibile, se vai fai turismo parlamentare. Allora qui bisogna essere seri. Noi andiamo oggi perché non vogliamo avere dei protagonismi, ma perché gli amici di 5 Stelle dicono è stato merito nostro. E io non ho mica difficoltà a dire, loro hanno avuto questa iniziativa, dato che era un'iniziativa intelligente ma sbagliata da prendere singolarmente, noi abbiamo approvato questa iniziativa. Nella politica, ormai in politica quando si parla con qualcuno che non la pensa come te deve avere torto oppure deve avere ragione chi è con te. Fausto. Bisogna essere sereni, tranquilli, riconoscere le cose e farle insieme quando sono da fare insieme. Fausto.